La proposta consiste in questo: allungare i tempi del semaforo verde sulla ex provinciale Cusone-Bergamo per almeno 4 minuti. Abbiamo cercato di monitorare negli orari più di punta il flusso dei veicoli ed è scaturita poi questa proposta. 4 minuti quindi per il tempo di percorrenza per il tempo del semaforo verde e un minuto invece l'entrata della strada che Vertova Colzate porta al semaforo per l'immissione verso Clusone o verso Bergamo. Questa proposta è stata accettata dalla provincia a titolo così di prova. Siamo rimasti d'accordo che verrà messa in rodaggio e provata, testata per qualche mese per vedere se effettivamente poi il traffico è più scorrevole e non dà tutti quei problemi che sta dando in questi periodi. Perché si è attuata questa soluzione e non la soppressione del semaforo come previsto già alcuni anni fa? Tutto il traffico poi di Vertova e Colzate dovrebbe dirottarsi sul nuovo rondò che è stato fatto a Vertova, intasando quindi anche il centro, l'abitato del comune di Vertova, mentre così effettivamente sarebbe molto più scorrevole. È chiaro che bisogna poi monitorare se davvero non si va a danneggiare, ad ostruire tutto il traffico sull'ex provinciale. Secondo noi, allungando i tempi ed eventualmente dopo questa prova cercare di rendere questo semaforo tra virgolette intelligenti, cioè quando c'è un certo numero di macchine poi al semaforo di Colzate, quindi scattare il verde e lasciare il più tempo possibile quindi la percorrenza libera sull'ex provinciale.